Sì, un fronte abbastanza esteso, molto stretto, però molto lungo. Diciamo, il crinale ha preso qui dalla strada, è rimasto molto limitato come ampiezza, però ha camminato molto in fase di lunghezza. Sarebbe partito dal ciglio della strada l'incendio che nell'Aretino, in località Latrove, nel comune di Laterina Pergine, Valdarno, ha interessato un'area boschiva. Il vento ha alimentato le fiamme che hanno raggiunto questa collina. Siamo al confine con il comune di Civitella in Valdichiana. Che è partito dalla strada è sicuro, che siamo arrivati nell'immediatezza e c'erano già alcuni volontari che avevano cominciato a spengere l'incendio con delle frasche, però è partito dalla strada, sì. Il rogo si è rapidamente ingrandito e la zona impervia non ha permesso alle squadre dei vigili del fuoco di raggiungere da terra il fronte dell'incendio. Sul posto anche squadre di operatori dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, oltre a numerosi volontari dell'antincendio boschivo della Regione Toscana con la racchetta in prima fila. Qui c'è solo un problema, non ci arriviamo, non ci sono strade per arrivare e quindi bisogna per ora rinfilarsi nei mezzi aerei e aspettare che loro completino la loro opera e poi procederemo alla bonifica. Tre gli elicotteri della flotta regionale che hanno operato fin da subito, poi raggiunti da due Canadair. L'unico mezzo in questo momento per poter arrivare sugli incendi sono i mezzi aerei. Noi da terra non riusciamo in nessuna maniera perché, io lo ripeto, zona impervia molto lunga e non ci sono strade che ci permettono di poter arrivare nell'immediatezza dell'incendio.